Nel Pescara c'è Pucino che prende il posto di Rossi, fermato da un attacco influenzale, manca lo squalificato Selassie, dunque ci sono Zuparic e Memusciai in mediana, Fornasier e Salamon i centrali, 4-2-3-1 con Politano, Bjarnason e Caprari alle spalle dell'unica punta che è Sansovini. Nella Pro Vercelli diverse assenze, Colì, Scaglia, Di Roberto, Marchi, Fabiano, c'è Bulino in attacco con Luppi e Belloni, Musacci a dirigere le operazioni in mediana con Ardizzone e Castiglia ai fianchi, Bani e il rientrante Cosenza che abbiamo appena visto difensori centrali, l'ex frentano Germano e Liviero, i due terzini, in porta c'è Russo. Queste le prime immagini, Pro Vercelli subito aggressivo, buona la gara della squadra di Scazzola, qui c'è un rinvio della retroguardia del Pescara, poi in un'azione d'angolo con la palla che viene scodellata in mezzo, colpo di testa da parte di Ardizzone, respinta di Pucino davanti alla porta difesa da Fiorillo. E qui siamo all'azione che dovrebbe portare al vantaggio il Pescara con Caprari che avanza, cerca un filtrante, lisciano un po' tutti, la palla passa e si insacca alla sinistra di Russo, un passaggio filtrante molto forte, troppo per Sansovini ma troppo anche per Russo che è sorpreso dalla traiettoria, magari c'è anche un rimbalzo che prende ancora più velocità con il terreno viscido e la palla si insacca. La pioggia condiziona la prestazione delle due squadre, c'è un tiro di Bjarnason che viene murato da Cosenza, qui rivediamo l'azione con un rinvio sbagliato da parte di Bani e poi il tiro di Bjarnason contenuto da Cosenza. La risposta della Pro Vercelli con il cross di Belloni, una respinta della difesa del Pescara, accade ben poco nel primo tempo, siamo già nella ripresa con la Pro Vercelli che cerca di reagire, c'è questa azione che porta al tiro dalla lunghissima distanza, ma davvero un tiraccio, questa è un po' l'immagine di una partita nella quale accade ben poco, il tiro di Musacci, poi il Pescara che prova a farsi vedere con un sinistro dalla lunghissima distanza di Memusciai, tiro bloccato però da Russo, poi ancora Pasquato che nel frattempo è entrato al posto di Caprari, altro tiro dalla distanza stavolta di Zuparic con la palla che termina ampiamente sopra la traversa, rivediamo il tiro di Zuparic con la palla alta sopra la porta difesa da Russo, percussione dalla destra, colpo di testa di Bjarnason, la facile parata di Russo, vedete lo spunto di Pasquato, supera Musacci, il suo cross, colpo di testa debole di Bjarnason, parata di Russo. Nel finale la Pro Vercelli spinge, il Pescara rischia su questo sinistro di Ardizzone, gran parata di Fiorillo, sarà la più grossa palla gol per la Pro Vercelli, il brivido più grande per il Pescara nel finale. Pro Vercelli che spinge ma ha poche risorse in avanti e siamo al triplice fischio di Sacchi di Macerata, come avete capito è successo ben poco all'Adriatico, ma il Pescara vince di misura con il gol fortunoso di Caprari.